to school, back to work e noi torniamo a parlare di preparazione invernale, perché con l'estate appena lasciata alle spalle, ritorniamo a scuola, ritorniamo a lavorare, quindi torniamo a fare quella che è la nostra classica routine. Ma per tornare nel periodo delle gare a primeggiare per andare forte, o chi come me vuole portare a termine una gara di triathlon dopo 2 anni di inattività, l'ultima gara fatta era maggio 2017, poi sono diventato babbo e ho attaccato la bicicletta al chiodo per 2 anni senza fare gare, ma comunque allenandomi e scoprendo anche una bicicletta, un modo di andare in bicicletta più slow. Adesso però vorrei tornare a gareggiare, magari solo per il gusto di finire una gara, non voglio certo ambire a vincere né una corsa né tantomeno una classifica di categoria, ma mi basterebbe soltanto tornare a finire una bella gara di triathlon insieme a molti altri appassionati di bicicletta, di nuoto e di corsa. Per farlo però dobbiamo tornare in sella fin da subito preparando quella che viene comunemente detta preparazione invernale. La preparazione invernale, ragazzi, non è altro che il basamento su cui costruire tutta la nostra stagione. Ovviamente in inverno le giornate sono corte, fuori fa freddo, piove, è brutto tempo, insomma è difficile allenarsi. Quindi non dobbiamo trascurare l'allenamento in strada ogni qualvolta se ne presenta l'occasione, ma semmai dobbiamo integrare l'allenamento, che può durare anche alcuni mesi, con quella che viene definita multidisciplinarità, ovvero bicicletta, palestra. Ci sarà bisogno, e questa è la mia panca, di fare molta palestra per costruire e rafforzare le nostre fibre muscolari, i nostri distretti muscolari. Ci sarà bisogno di fare anche altro oltre la bicicletta, andare in piscina, andare a correre, insomma. La preparazione invernale deve colmare, deve gettare le fondamenta per poi costruire e fare altri tipi di lavoro durante tutto l'anno, fino ad arrivare al picco, che sarà quello che rappresenta il momento più alto della nostra stagione, ovvero la gara, la competizione. Ovviamente la prima cosa che dovete fare quando si programma una preparazione invernale è decidere quale sarà il vostro picco. Una volta individuato il picco, scusate ma ho il dito sporco di grasso della bicicletta perché ho montato la bicicletta sui rulli, perché oggi inizia per me la mia prima seduta della preparazione invernale, appunto indoor, perché fuori piove. Dicevo, una volta individuato il picco, a ritroso andrete a incastrare tutte le fasi del vostro allenamento per preparare la preparazione, sì, invernale, e poi tutte le altre fasi fino ad arrivare alla fase di picco. Ovviamente quando si parla di preparazione invernale non si tratta soltanto di allenamento, ma dobbiamo parlare anche di recupero e soprattutto di alimentazione. È un argomento molto complesso, magari nei prossimi video approfondirò, perché voglio trascinarvi insieme a me in quella che sarà tutta la mia nuova stagione, che come ho detto dovrebbe culminare verso settembre 2020 con la partecipazione e quindi conclusione di una gara di triathlon. Poi vedremo con quali risultati, ma questo, come sapete, a me non interessa. Quindi programmazione, riposo e alimentazione servono per costruire la nostra programmazione, la nostra preparazione invernale. Non dovete mai sottovalutarla, sia che vogliate raggiungere degli obiettivi all'interno di alcune gare, sia che vogliate semplicemente migliorare, perché la programmazione, ovvero l'alternare momenti specifici di allenamento nel tempo, aiuta il ciclista, sia il cicloamatore che il cicloturista, a migliorarsi. Questo non vuol dire per forza di cosa voler eccellere, ma semplicemente migliorarsi. Alcuni di questi momenti possono essere molto noiosi, come il rullo. Infatti vedete, mi sono dotato di cuffie Bluetooth per guardare il mio film preferito, mentre sul mio iPad scorre l'allenamento con Swift. Cuffie per alleviare la noia, nel caso ce ne fosse bisogno, un pochino di energia, questo è da bere sia durante che dopo per il recupero. Contiene anche una piccola percentuale di caffeina, gusto arancio, per darti un pochino di sprint quando magari dopo una giornata di lavoro o quando dopo molte ore passate a vivere le nostre vite, montare in sella diventa difficile. Con questo prodotto sono sicuro che la mia seduta, che oggi
diciamo così, inaugurerò, sarà sicuramente migliore. Questo, come dicevo, si può bere sia durante che dopo l'allenamento, serve come input energetico mentre si pedala, come ripristino dei nostri muscoli appena finito l'allenamento. Ok ragazzi, come vedete è un discorso molto ampio, questa è soltanto l'introduzione, seguitemi perché oggi sono qua nella mia cantina, un pochino sistemata bene e meglio, ma nei prossimi giorni inizierà l'approfondimento in palestra, a corsa, in piscina e perché no potrei anche iniziare a mettere, quando il tempo lo permetterà, anche qualche bel combinato. Però intanto adesso montiamo in sella perché voglio iniziare a pedalare. Ditemi voi quando iniziate la preparazione, che cosa avete intenzione di fare, qual è il vostro picco, insomma parlatemi un po' di quello che sarà il vostro inverno, perché io da oggi in poi vi parlerò di quello che sarà il mio. Ok ragazzi, per oggi direi che è tutto, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!